salgono in collina per fare delle fotografie verso la pianura dove volevano costruire la terza pista dell'aeroporto di Punta Arenas. E Peppino esprime questo pensiero: prima le cose non ci sono, poi cominciano a costruire casette, le strade, tutto brutto, brutto, senza una pianificazione, tutto abusivo. Poi le cose ci sono, stanno lì, entrano a far parte del territorio, di quello che uno vede e respira ogni giorno. E quello che è successo nel nostro territorio in questi anni è che è diventato veramente brutto. E quello che prima non c'era, dove c'era l'arco romano, Torpagnotta, Torpagnotta 2, quartiere di Torino a mezzo cammino, adesso ci sono, stanno lì. Il partimento delle torri delle finanze, con lo spostamento del ministero vicino al raccordo anulare, in un posto dove si va solo in automobile, dove la torre delle finanze sta sopra una stazione della metropolitana, la nuvola di Fuxas è brutta, con quell'enorme lastrone di vetro nero davanti, 1400 metri quadrati di vetro nero, è brutta. L'abbattimento dell'elodromo, ma forse a parte che l'elodromo era bello, certo, abbandonato, ma è una pista di parcheggio, una cosa meravigliosa. Siamo una cosa simile a renderlo spazio per la pratica sportiva per tutti, no? Invece con l'esplosivo, ce lo ricordiamo, abbiamo usato l'esplosivo e poi adesso tutto fermo, meglio, perché se ci fanno qualcosa sarà una cosa brutta, quindi meglio fermo. E poi è uno ma due. Le torri di Parnassi, quei grattacieli non c'erano, brutti, adesso ci sono, saranno lì per sempre staranno lì. I responsabili politici, amministrativi, che hanno permesso di costruire quelle cose che prendono, sono colpevoli, perché la bruttezza è il diritto. Ora, purtroppo, una parte della popolazione è arrivata a possedere un immaginario per cui queste cose sono belle. Il centro commerciale così grande è una cosa di cui vantarsi. Abbiamo il centro commerciale più grande d'Europa, questo forse quando era in costruzione, temo che ormai ce ne siano anche i più grandi, ed è una cosa mostruosa in una città come Roma andare a spasso a chiuso, manco fossimo a Vancouver, Canada, dove fa veramente freddo per tanti mesi all'anno. Siamo a Roma, una città dove è bello passeggiare per strada, abbiamo fatto questo mostro, ma ormai c'è, sarà lì per sempre. Noi moriremo, i nostri figli diventeranno vecchi, il mostro sarà lì, perché ormai c'è. Le persone pensano che queste cose siano belle, guardate, sono tanti, non illudiamo. E per cambiare l'immaginario collettivo ci vogliono anni, ci vuole un lavoro fatto appunto a livello dell'immaginazione, bisogna lavorare col cinema, con la letteratura, con l'aria che si respira, con la televisione, ma la televisione è già una parolaccia, ma tutte queste cose noi le sappiamo già, le condividiamo già. Quello dovremmo riuscire a come far passare, come far diventare proprietà della maggioranza della popolazione. Il programma di cui ha parlato adesso Maurizio, l'altro mondo possibile che abbiamo in mente tutti noi, dalla viabilità alla abitabilità, all'aria che si respira. Maurizio ha detto, parliamo di contenuti, non di elezioni. I contenuti però ce li abbiamo, è da un pezzo che ce li abbiamo. Quanto tempo fa andammo a Comezia a fare una manifestazione contro la strada Roma Latina? Non ti ricordo. Saranno 5 anni, 6 anni. Il nostro grande obiettivo deve diventare quello di far vincere questi contenuti, raggiungere gli altri che la pensano
come noi, ma non so con quali mezzi, perché veramente chi costruisce i grattacieli possiede giornali e televisioni e fa passare, fa diventare desiderabile, fa diventare bello ciò che è brutto. E rieducare l'intera popolazione al bello sarebbe sufficiente per far passare senza veramente il bisogno di impegnarsi, volantinaggi, tacchinaggi, non ci sarebbe più bisogno di nessuno sforzo, solamente percepire che cosa è bello e accorgersi di quello che è brutto, e questo sarebbe già passato. È un programma bellissimo, quasi non ha senso perderci tempo a elaborarlo ancora e gettare tutte le energie per farlo diventare di minimo pubblico, cercare di ottenere consenso, perché poi insomma credo che il municipio non conterà molto, però qui si prendono delibere, Comune di Roma, figuriamoci, cioè la Regione Lazio, figuriamoci, eppure chi è che poi va in regione, cioè gente come Fiorino, no? Nostri concittadini che sapendo benissimo che è quella persona l'ha eletto, vedendo in macchina qui, del buco dell'INI, oltre 240 milioni di euro, la regione sapevano tutto, facevano finta non accorgersi, il doppio fatto di insomma, scambio voi. Sì, veramente, no? Cioè, ci stanno, è l'aria ormai che ci tolgono, non è solo il paesaggio devastato, perché quando da sopra la pontina andando verso Roma si vedeva l'Appennino nei giorni della montagna, adesso ci sono due sgorbi di grattacieli, è un pezzo di vita che ci devono, questa è vera violenza, non è solo speculazione, è qualcosa che fa proprio male alle persone, basta.